ragazzi e benvenuti sul mio canale. Questa sera vi porto in casa Zippo. La Zippo è un'azienda tutta italiana che si occupa di produrre, realizzare e brevettare materiale elettrico. Nello specifico vi parlo di un loro brevetto, lo Zippo Joint Jumper 2.0, l'evoluzione del ponticello. Un prodotto che vi consentirà di dimenticarvi completamente degli odiosi ponticelli fatti con le cordine. Se trovi i miei contenuti interessanti, iscriviti, lasciami un commento, condividi e soprattutto non dimenticare di attivare le campanelle, così quando escono i miei video sei avvisato. Questo è un video particolarmente dedicato agli elettricisti e agli installatori, ma perché no anche a tutti quelli che si intendono di elettricità. Vi lascio chiaramente in descrizione tutti i link e i contatti dell'azienda. Ma adesso andiamoli subito ad installare, così vediamo come si usano. L'idea davvero geniale, non è altro che un pezzettino di materiale conduttivo incastonato dentro una copertura isolante, così l'installazione è semplicissima. Questo tipo di segmento è equivalente a una cordina della sezione di 4 mm quadri. Come vedete sono contrassegnati da un colore in modo da non poter sbagliare, terra, neutro e fase. E ci sono poi due tipologie, quelli più lunghi sono quelli per l'installazione con le prese sciuco, quelli più piccoli per l'installazione con le prese bipasso. La lunghezza poi dei terminali di contatto è perfetta e toglie all'installatore ogni preoccupazione in merito alla lunghezza del filo da spellare. Essendo poi il ponticello composto da un unico segmento di metallo, si vanno poi a risolvere tutti quei problemi dovuti al cattivo serraggio dei morsetti. Per avere poi un perfetto serraggio dei morsetti anche nell'entrata e nell'uscita della vostra linea, nell'uscita nel caso questa composizione sia parte di un sistema più grande in trash, io vi consiglio l'utilizzo dei capicorda sopra le cordine da 2,5 mm quadri, in modo da far raggiungere alla cordina la stessa sezione del vostro Zippo e garantire così un serraggio dei morsetti assolutamente perfetto. Ora vi faccio vedere come è facile montare tre prese sciuco col sistema Entresci. Questa è la Vimar serie plana, ma potrei utilizzare qualsiasi tipo di marca perché l'interasse fra i fori è sempre lo stesso e quindi la compatibilità è assoluta. Se ti serve poi una guida ancora più dettagliata sull'installazione di questi ponticelli, ti rimando alla fine del video dove troverai una guida specifica. Fatto. Come avete visto, ho collegato tre prese sciuco in meno di un minuto. Adesso vi faccio vedere quanto tempo ci vorrebbe a fare la stessa cosa alla vecchia maniera. Avete visto che installare lo Zippo Joint Jumper 2.0 richiede circa un terzo del tempo dell'installazione, diciamo, ordinaria. Però i vantaggi non finiscono qui. Guardate quanto spazio poi resta all'interno della mia scatola 506 quando ho inserito il supporto con i frutti già montati. Cosa che invece non succede con il vecchio sistema di cablaggio, dove bisogna lottare contro le cordine per cercare di schiacciarle e riuscire finalmente a installare il nostro supporto frutti. Lo spazio all'interno delle scatole poi molto spesso è risicato per il passaggio di altri fili che vanno in altre direzioni. In una situazione di questo genere si fa già fatica a montarli quando sono da soli, figuratevi con altri fili che già passano all'interno della scatola. Con un prodotto di questo genere non vengono prodotti scarti, non dovete pulire il luogo del lavoro quando avete finito, quindi niente fili, niente spezzoni. Altra cosa da non sottovalutare è che all'interno delle scatole comunque si produce calore quando c'è un assorbimento, soprattutto se elevato. Con un prodotto di questo genere, essendoci molta aria all'interno delle scatole, senza arrosti, senza aggrovigliamento di fili, tutto quanto il sistema ne andrà a giovare per una maggiore dissipazione del calore.
Oltre quindi a risparmiare un sacco di tempo a fare un'installazione pulita, voi guadagnerete moltissimo, soprattutto in sicurezza. Perché con un prodotto di questo genere, secondo me, si va ad abbattere molto quella che può essere l'incidenza dell'errore umano. Perché anche la persona meno esperta o anche quella, diciamo, più distratta potrà fare un'installazione a regola d'arte, essendo estremamente difficile riuscire a commettere un errore con un tipo di posa come questa. Di solito quando si risparmia tempo si tende sempre ad abbozzare, qui invece è il contrario, qui risparmiate tempo e fate il lavoro meglio di prima. Questa parte del video è dedicata ai neofiti, un trasciugo da collegare col sistema entra-esci, significa che portiamo la linea in un asciugo e poi con questi ponticelli portiamo corrente all'asciugo successiva. Io parto sempre dalla terra perché l'importante è non fare confusione con il morsetto della terra rispetto alla fase e al neutro. Si inseriscono praticamente i ponticelli all'interno, ecco, degli ingressi della terra. La terra è quella contrassegnata dal simbolo in tutte e tre, e poi si procede a mettere l'altro ponticello nei due successivi. A questo punto si può andare a stringere. Prima di stringere dobbiamo andarci a collegare la nostra linea, che praticamente è il nostro cavo di terra che arriva dalla nostra morsettiera equipotenziale. Qui per portare la linea ho utilizzato su questa cordina da 2,5 mm quadri un puntalino capicorda, perché quando vado a inserire nello stesso morsetto due materiali così diversi, meglio pareggiare, diciamo, la sezione fra i due, e col puntalino vado a raggiungere esattamente la stessa sezione del ponticello e poi me lo vado ad avvitare. Come vi ho sempre detto, a questo punto fase e neutro posso metterli in uno di questi due, quindi in uno di questi due morsetti non fa alcuna differenza, per cui sono fatti, vedete, appositamente con questa forma C, perché per esempio nella Bidicino Matix i ponticelli sono molto vicini e quindi vanno messi praticamente in questo modo. Ecco, ora mi vado a mettere l'altro ponticello che mi va a completare il collegamento della fase. Come vi ho detto prima, sempre per il collegamento della fase in entrata meglio utilizzare un capicorda, un puntalino capicorda, e ora si può andare a stringere. Quando andate a stringere i morsetti basta schiacciare leggermente con dito sul ponticello in modo che aderisca perfettamente alla struttura della vostra presa asciugo. E ora finiamo con il collegamento del neutro. Ecco, cablaggio ultimato. Detto tutto questo, non posso fare altro che consigliarveli. Come ho detto all'inizio, vi metto tutti i link e i contatti delle aziende in descrizione se volete maggiori informazioni. Noi ci vediamo su questo canale al prossimo video. Un saluto a tutti.